Stavamo camminando, era un entusiasmante pomeriggio ceriacese, e Alessandro si confidò con me chiedendo la mia opinione sulle sue reali e concrete possibilità di iniziare a uscire con Giulia, sulle sue chance di avere successo, insomma. Chiaramente era un tentativo di convincermi e di autoconvincersi di poter avere qualche chance. Io, che sono un inguaribile ottimista, pensavo che sarebbe stato un fallimento su tutta la linea. Fortunato perché non c'è niente che ho bisogno. Quando viene sera e tornerò da te. È andata perché c'è la macchina. In qualche modo Alessandro, che non è uno che demorde, questo lo sappiamo tutti, dando chiaramente fondo a tutte le sue risorse, riuscì nel suo intento. D'altronde il fatto che siamo qui oggi ti ha dato ragione. Pensa se ti fossi lasciato scoraggiare dalle mie parole. Insieme siete cresciuti, siete diventati adulti e avete fondato le basi per costruire la vostra famiglia. Negli ultimi anni vi siete visti come Giù e Ale, e io vi auguro che sarete capaci di riconoscervi sempre come Giù e Ale, anche se da domani vi chiameremo marito e moglie. Siamo state migliori amiche, siamo state amiche del cuore, siamo state una di famiglia, come una sorella. Ma la realtà è che tu sei stata la casa della mia bambina e io sono stata la casa della tua bambina. E ora che stai ufficialmente entrando in una nuova casa, io non potrei essere più felice per te, perché so che in questa casa ti aspetterà un uomo di molto valore. Ti ho intravista bambina, conosciuta ragazza e accompagnata a trasformarti in una donna bellissima, la donna che voglio accanto. Credo di essermi innamorato di te dal primo istante, io. E ti ringrazio di darmi la possibilità di passare la vita insieme. Ti prometto che farò il massimo per renderla indimenticabile. Le nostre identità si sono incontrate, a volte mischiandosi, a volte scontrandosi, a volte fondendosi, altre volte infiammandosi. Alla fine ci siamo restituiti l'un l'altra la nostra vera identità, che è diventato un cocktail che ha un sapore un po' mio, un po' tuo e un po' dei nostri ingredienti segreti. Ho voglia di continuare a crescere ed evolvermi insieme a te, come mio compagno di viaggio su questa strana giostra. Ti prometto che sarò al tuo fianco lungo il cammino di questa vita e delle molte altre vite a venire, quando, guardandoti negli occhi, ti riconoscerò, anche qualora fossimo due gatti. Signor Gabriele Alessandro, dichiara di voler prendere in moglie la qui presente signora Irenze Giulia. Sì. Signora Irenze Giulia, dichiara di voler prendere in marito il qui presente signor Gabriele Alessandro. Sì. Con estremo piacere vi dichiaro marito e moglie. Lo sposo può baciare la sposa. Sono un ragazzo fortunato.
perché mi hanno regalato un sogno. Sono fortunato perché ho tutto quello che ho bisogno. E quando viene sera e tornerò da te, è andata come è andata la fortuna di incontrarci ancora. Grazie. Fortunato perché non c'è niente che ho bisogno. E quando viene sera e tornerò da te, è andata come è andata la fortuna di incontrarti ancora.